quando si chiede l'intervento di un mezzo di soccorso non si ha nessuna certezza su cosa arriverà, sul personale di bordo, sull'efficienza degli strumenti, ma neppure sul costo dei servizi, perché varia da regione a regione e addirittura da provincia a provincia. Insomma, il settore dell'emergenza è una sorta di spezzatino dove non sai mai quello che ti può capitare, non solo su scala regionale ma anche da provincia a provincia, perché magari ci sono due aziende sanitarie confinanti che possono essere organizzate in maniera diversa. È questo il quadro del servizio sanitario d'emergenza e urgenza. Qualcuno l'ha definito anche una giungla senza regole. Noi qui abbiamo l'eccellenza, il professor Fabrizio Pregliasco, presidente dell'ANPAS. Buongiorno. Ce l'ha anche qui sul braccio, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Allora, a chi è affidato, da chi è composto il soccorso sanitario nazionale? Storicamente l'Italia ha una peculiarità rispetto all'Europa, cioè la presenza del volontariato organizzato da più di 100 anni. Noi infatti abbiamo ripreso questo bracciale che è un po' la storia del passato, dove volontari, persone appunto che si prestavano, mettevano questa fascia per poi fare servizio. Oggi c'è l'emergenza urgenza, ci sono le strutture, i professionisti, le ambulanze, ma rimane questa peculiarità. Il volontariato è nato con diverse ispirazioni, l'ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, da oltre 110 anni, le Misericordie, che hanno un'ispirazione religiosa ancora più precedente nel tempo, la Croce Rossa Italiana. Quindi il grosso dell'attività, il 70% delle ambulanze in Italia, al di là di distribuzioni diverse territoriali, di storie diverse nelle varie regioni, è garantito da volontari. Oggi in crescita e quindi in un'ottica di coordinamento e di collaborazione e di un argomento che nel passato non era a carico degli ospedali, delle strutture sanitarie che accoglievano il paziente, ma quello che succedeva prima, cioè dalla casa, dalla strada, era lasciato al caso. Ancora oggi, in effetti, purtroppo non c'è un'omogeneità di servizio. Ecco, quali sono le regioni in cui il sistema pubblico fa da sé? Ma in alcuni casi, o prevalentemente, giusto appunto nel Lazio, in Sicilia, in quota parte nel Veneto, in Val d'Aosta, dipende proprio dalla storia e dall'aggregazione dei territori, della presenza dei volontari che oggi chiediamo anche che continuino e pensiamo possano continuare a fare. Addirittura l'altro ieri, giovedì, eravamo a Montecitorio a protestare proprio per segnalare questa possibilità e opportunità che deriva dalla storia, che va aggiornata, va qualificata in modo omogeneo sull'Italia, ma che è una peculiarità per poter garantire nel tempo anche servizi economici con una bella distribuzione su tutti i territori, nei piccoli paesi, e ovviamente però con un coordinamento da parte dei professionisti, degli ospedali e delle strutture sanitarie. Il pubblico, adesso i volontari. Dottoressa Maria Paola Corradi, direttore generale dell'Ares 118. Buongiorno. Dunque, l'attività di soccorso dell'Ares viene svolta da un personale medico, infermieristico e tecnico messo a disposizione dalle aziende sanitarie regionali. Allora, facciamo ordine. Nel momento in cui arriva la chiamata al 118, in base a cosa viene mandato un tipo di soccorso piuttosto che un altro? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, innanzitutto una precisazione. Alla centrale operativa del 118 è impiegato personale del Servizio Sanitario Nazionale con un'adeguata e specifica formazione. Alla telefonata del cittadino che ha necessità di soccorso risponde un infermiere professionale che ha avuto una formazione specifica sul triage telefonico, che è, diciamo, l'integrazione tra le notizie che il cittadino dà relativamente alla situazione di cui è a conoscenza e la capacità del sistema di cogliere da queste notizie un livello di gravità. E quindi il personale è addestrato proprio a questa funzione. All'episodio che viene descritto viene assegnato un codice di gravità che è analogo a quello che viene assegnato in ogni pronto soccorso, bianco, verde, giallo e rosso, con il rosso a massima gravità, e da questo punto, determina la scelta del mezzo che viene mandato sul soccorso. Abbiamo diversi livelli di gravità, quindi diversi livelli di necessità assistenziale, e a seconda del livello identificato viene mandata o un'ambulanza con personale infermieristico, a cui può essere eventualmente associata un'automedica con personale medico che raggiunge sul posto, fa un rendezvous,
e stabilizza il paziente, poi a seconda della necessità il medico può salire in ambulanza e accompagnare il paziente in ospedale oppure può ritornare alla sua base per rispondere a un altro soccorso. Oppure parte un'ambulanza con già il medico a bordo, un centro molto più, diciamo, un mezzo molto più attrezzato che consente già manovre di rianimazione. Quindi è molto importante nel momento della telefonata il rapporto tra il cittadino e la centrale operativa. Il cittadino informato e attento a quello che sta descrivendo. Massima chiarezza da una parte e massimo intuito dall'altra ed esperienza. Sì, formazione. In Lombardia, al contrario del Lazio, le emergenze vengono svolte da personale volontario e abbiamo in collegamento via Skype il dottor Alberto Zoli. Buongiorno, direttore generale della REU 118. Da voi esiste ancora, buongiorno dottore, il 118, ma in 6 province si sta sperimentando un altro numero di emergenza che è il 112. Cosa offre di più? Che tipo di servizio avete messo in campo? Beh, in realtà non è un altro numero, è una modalità con la quale, con un servizio nuovo che ormai già serve 7 milioni di lombardi, il cittadino può comporre qualsiasi numero, il 115, il 112, il 113 o il 118, comunque tutte le sue telefonate confluiscono in un'unica centrale che ha la caratteristica di intanto rispondere sempre in pochissimi secondi. Abbiamo una media di 5 secondi medi per risposta, appunto, e poi fondamentalmente garantisce come servizio sia la risposta multilingue che l'accesso alle persone con diversa disabilità, e per quello che è l'impatto sui vari servizi, che siano quelli di sicurezza pubblica forniti dalla polizia, dai carabinieri o di soccorso tecnico, dai vigili del fuoco o, come si parla oggi, del 118. Pronto? Abbiamo il collegamento? Niente, non abbiamo il collegamento. Peccato, perché sarebbe stato interessante sapere a questo punto, però giro la domanda a lei, cioè ci sono i volontari, sì. Rispetto, non è che possono essere tutti quanti medici o infermieri in quel caso? Assolutamente, e di fatto la situazione in Lombardia, anch'io provengo da quella che regione, lei conosce bene. E di fatto la situazione è questa, sostanzialmente c'è un'organizzazione che prevede il convenzionamento e il coordinamento da parte del 118 e quindi della struttura sanitaria, e l'organizzazione è simile a quella del Lazio, con operatori professionali che ricevono la chiamata, che fanno appunto questo triage, ma in un'ottica di coordinamento sulla base della tipologia del servizio da adottare sono le ambulanze con volontari a bordo, preparati, certificati dalla centrale con un corso di 150 ore che permette di avere la possibilità di rispondere con dei protocolli standardizzati. Nel momento in cui la situazione è di emergenza, okay, allora c'è il rendezvous con i professionisti in elicottero, con l'automedica, per massimizzare e rendere sul territorio il più veloce possibile. Però tutto questo spezzatino, insomma, non dà nessuna certezza sui soccorritori che verranno a soccorrerci, no? A seconda di dove ci si sente male, ci aspettiamo personale diverso. Il problema appunto non è in Lombardia, non è nel Lazio, è legato a diverse modalità di organizzazione nelle varie regioni e nel fatto che la formazione non è omogenea, con differenze fra regioni. Dottoressa Corradi diceva che non è così? Nel Lazio... senza però fare... No. Certo, allora, diciamo che però il fulcro del sistema è la centrale operativa, e a seconda della gravità dell'episodio segnalato, che è molto facilmente distinguibile, insomma, certo, non è così difficile come può apparire, beh. Esatto, e abbiamo la possibilità di mandare, ed è questo che deve dare fiducia ai cittadini, il mezzo giusto. Ok, abbiamo purtroppo come sempre poco tempo, tanti ospiti e poco tempo e tante domande. I mezzi pare che siano un po' vecchiotti? No, anche qui è non dobbiamo dare un messaggio negativo a livello dell'Italia. Il problema si pone soprattutto non tanto sul 118, quindi sull'emergenza e sulla richiesta urgente, ma su quell'ambito dei servizi di trasporti cosiddetti secondari, da ospedale a ospedale, per trasportare i dializzati, e qui la situazione davvero è diversificata, con anche realtà privatistiche che si inseriscono rovinando un po' tutta la situazione, con degli sprechi, con degli sperperi e soprattutto con una scarsa qualità. E questo è un qualcosa che vogliamo che migliori a livello. Anche noi. Il quadro generale, comunque, a fronte di tutte queste considerazioni, riguarda necessariamente anche i costi.
progetti che si diversificano necessariamente anche in questo caso da regione a regione, da provincia a certo. provincia, le criticità a cui bisogna guardi, andare in indubbiamente un servizio di soccorso sanitario come quello del Lazio, che si fonda principalmente su personale dipendente, è più costoso certo. perché il personale dipendente parte da una base di costo stipendiale più alta, quindi fondamentalmente il grosso, però io credo che questo sia un costo, siano un denaro ben speso, perché sul personale strutturato la formazione è molto più ovvio. Concentrata. Quanto costa un'ambulanza, per curiosità, e voglio tornare poi da Zoli, 70-80 mila euro, 70-80 mila, e se un privato fa una donazione se la può portare in detrazione? Sì, come sì, in c'è America? La possibilità assolutamente, ecco, non c'è questo, questo messaggio. Zoli, telegraficamente, adesso che è stato di nuovo ripristinato il collegamento, si sente di aggiungere qualcosa brevemente, come direbbe Biscardi? Beh, sicuramente ci stiamo dando da fare a livello nazionale, attraverso la FIAGA per esempio stiamo valutando i costi standard di questo servizio, per esempio Lombardia, Lazio, Basilicata ed Emilia Romagna stanno lavorando per avere unità di prodotto che è quella dell'automedica oppure dell'ambulanza con i soccorritori a bordo, con uno standard di costo, e questo aiuterà tutte le regioni poi a fare le proprie valutazioni dal punto di vista della programmazione, di mettere i mezzi giusti al posto giusto e nel numero giusto sul proprio territorio. Zoli, grazie a lei e a tutti i volontari per quello che fate, grazie ovviamente all'Ares che, come dire, è presente sul territorio, e al professor Pregliasco che una volta tanto non ci ha parlato di vaccini, influenze, è vero. Però anche di altre emergenze più cogenti. Grazie, arrivederci.